Ma è bella, vai! Dai! Bravo un corpo! Bravo, bravo! Allora, un bastone! Dai, cacciati un barretto! Bravo, bravo! Va bene, eh! Thank you.
saluti in vivo di me mamma, cateni di bellezza di la Madonna, cateni di bellezza di la Madonna. Alla saluti in vivo di me padri, che corpa mi indidezzi e benefici, che corpa mi indidezzi e benefici. Non si discuti, alla salute in vivo di lima d'oro, e pura di mariti, poi chi più chiaro, e pura di mariti, poi chi più chiaro. Alla salute in me.
Allora, qui c'è la Aida Onlus, una società che si occupa di ippoterapia. L'ippoterapia, come dice la parola stessa, è, diciamo, chiamiamola pure una cura per i disabili. E allora questa Onlus, che è basata in Puglia, fa dimostrazioni in tutta Italia affinché venga aperto i nuovi centri. Venga spiegata, conosciuta e spiegata l'ippoterapia per aiutare questi bimbi ai bambini disabili. Ecco, ci spieghi allora lei signore intanto? Giuseppe Frascella, presidente della società. Presidente di Aida Onlus. Che cos'è l'ippoterapia e quanto serve per i bambini disabili? Tutto quello che normalmente si vede serve per aiutare questi bimbi a mantenersi in un modo diverso, raggiungere quello spirito, quello che, insomma, che normalmente un bambino ha bisogno. Oltre al lavoro sportivo fisico, diciamo, c'è anche un lavoro psicologico. Psicologico, ma è che è tutto basato su psicologico. Con rapporto anche bambino-animale, mi pare di capire, no? Sì, e basta andare sulle ci sono dei bimbi www.aidaonlus e ci trovano maggiori spiegazioni su questo sito internet. Sì, sì. O sul nostro pure, sito dell'associazione, importante del cavallo, in modo che possa trovare in qualunque provincia dove ci sono questi centri che aiutano queste bambine. Benissimo, ottima cosa, soprattutto perché è una onlus, quindi senza fini di lucro, che divulga questa grande terapia in favore dei bambini. Grazie, arrivederci.